Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, coordinati dal capitano Raffaele Giovinazzo, hanno sequestrato il parco archeologico di Roggiano Gravina, nel Cosentino, dove una ditta stava eseguendo lavori di spianamento commissionati dal comune, ma privi delle autorizzazioni da parte delle soprintendenze. In corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità, il parco archeologico si estende su 11.000 metri quadrati, su cui insistono i resti di una villa rustica con impianto termale di epoca romana. 3 le persone finora denunciate. I trasporti sono a rischio dopo la decisione della giunta regionale di tagliare i fondi. E quanto sostiene Clara Ricozzi, presidente di Ferrovie della Calabria, commentando la volontà dell'esecutivo guidato da Giuseppe Scopelliti di tagliare 2 milioni e mezzo di euro erogati ogni anno per garantire i propri servizi forniti dall'azienda. La decisione di tagliare i fondi è stata valutata negativamente anche dai sindacati, che paventano la spoliazione di servizi nel settore trasporti, che presenta già molte criticità. Si è stretto un patto tra l'Università di Palermo, la Procura Nazionale Antimafia e l'Agenzia Nazionale che amministra i beni sequestrati alla criminalità organizzata. Il protocollo è stato siglato ieri nella Prefettura di Reggio Calabria, alla presenza del Procuratore Nazionale Antimafia Piero Grasso, del Prefetto Reggino Luigi Varratta e del Rettore dell'Ateneo Palermitano Roberto Lagalla. Per Grasso occorre fronteggiare un fenomeno così complesso facendo sinergia tra le varie istituzioni con obiettivo legalità e sviluppo. La terza commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato all'unanimità la copertura dei posti vacanti in Calabria. Nelle procure dislocate nella regione dunque arriveranno 83 giovani magistrati che potranno prendere servizio dal prossimo mese di aprile. Per far fronte all'emergenza dunque c'è stata la deroga alle norme stabilite per i neovincitori di concorso che non potrebbero svolgere le funzioni di pubblico ministero. La decisione adesso attende il via libera definitivo dal plenum del CSM. È stata intitolata al giovane Massimiliano Adamo, funzionario e responsabile dell'area economica dell'Assindustria di Cosenza, tragicamente scomparso lo scorso anno, una sala della sede di Confindustria in via Tocci. Ieri pomeriggio si è tenuta la cerimonia alla quale hanno preso parte gli industriali cosentini, gli amici e i familiari di Adamo. Monsignor Salvatore Nunnari, arcivescovo metropolita della diocesi Cosenza-Bisignano, ha benedetto la sala tra la commozione dei convenuti. L'occasione è servita anche per costituire l'associazione Massimiliano Adamo On. Ha incontrato la stampa ieri il neoquestore della città di Cosenza, Alfredo Anzalone, 55 anni, alla presenza di alcuni dirigenti della Polizia di Stato. Anzalone ha ringraziato tutti per il calore con cui è stato accolto e per quanto riguarda il lavoro che lo aspetta, ha detto che servirà un po' di tempo per capire come sia il panorama della criminalità cosentina. Il nuovo questore viene dalla Sicilia a sostituire Giovanni Bartolomeo Scipo, che dopo soli 11 mesi di permanenza nella città dei Bruzzi è stato destinato ad Alessandria. È stata presentata stamani dall'assessore comunale allo spettacolo Mario Megna la tappa calabrese del Tour di Amici 2010 che si svolgerà a Crotone lunedì 12 luglio. È la seconda volta che il Tour del Talent Show, ideato da Maria De Filippi, approda a Crotone, ma rispetto all'anno scorso cambia la location. Per problemi di capienza, infatti, lo spettacolo ad entrata gratuita si svolgerà nel piazzale antistante lo stadio Ezio Scida. Saranno presenti tutti i principali protagonisti del programma, tra cui Pier Davide e Emma Loredana, accompagnati dai loro docenti.